Bentornato l'onorevole Laura Boldrini. Allora, io voglio chiedere a Laura Boldrini questo: intanto, qual è la vostra posizione sul TAV, la TAV, il TAV, come vogliamo dirlo? Cioè, voi siete contrari, favorevoli, no, sì, ni? Oggi Repubblica scrive ni sulla TAV. Allora, io esprimo la mia Sì. opinione personale, che non necessariamente è quella di altri. Ora, io ritengo che in termini di infrastrutture ci siano delle priorità nel nostro paese. Basta vedere le reti ferroviarie interne e le condizioni in cui viaggiano i pendolari ogni giorno. Veramente sono condizioni indecorose che non dovrebbero esistere in un paese evoluto come il nostro. D'altro canto ricordo anche che c'è un problema serio di dissesto idrogeologico nel nostro paese, lo vediamo in caso di terremoti, quando c'è un'alluvione un po' più forte. Quindi le priorità, a mio avviso, sarebbero queste, d'accordo? Ciò premesso però, allo stato dell'arte, vediamo che c'è un trattato internazionale con la Francia. Si sono spesi dei soldi, le stime sono 1,8 miliardi, se non vado errata. Rischiamo di perdere circa 800 Diciamo sì, adesso, milioni, questo 800 sembra milioni. il contenuto della lettera che dovrebbe Che potrebbe arrivare, arrivare dalla Commissione esatto, che europea. dovrebbe arrivare, di cui si parla. Allo stato dell'arte io penso che bisogna quindi essere pragmatici. Chi farà più accordi con l'Italia se neanche un trattato internazionale viene rispettato? Quindi per Queste sono le me parole un po' che ha detto qualche giorno fa il ministro dell'economia Tria, ha Cioè, è la detto. questione di reputazione. Chi lavora, ha lavorato in ambito internazionale, sa bene che la reputazione ha un peso enorme. E ha un costo, E ha un diciamola costo. così, E sì. dunque io ritengo che non ce lo possiamo permettere, perché non troveremo più partner per fare opere di vario genere. Quindi, a mio avviso, a questo punto, nonostante per me le priorità siano altre, ma visto che siamo a questo punto, forse la cosa più saggia sarebbe di andare avanti. Chiarissimo. Allora, dove